E bella a tutti ragazzi, sono Gilbraga, sono qui oggi tornato a portarvi un video che volevo fare perché ho sbloccato da poco la mitraglietta SAUG, volevo provarla con voi, infatti come vedete ho fatto una o due partite, infatti volevo chiedervi anche qua sotto nei commenti se voi la utilizzate, con quale accessori le utilizzate. Volevo anche chiedervi, visto che questa qua è una delle armi più forti del gioco secondo me, secondo voi mi conviene al prestigio sbloccare questa o il Maddox? Niente, qua sotto nei commenti lasciate, datemi un consiglio. Vi ricordo inoltre di lasciare, facciamo rega 50 likes e nel prossimo episodio proviamo a giocare in TCT con una classe che decidete voi. Allora, proviamo a fare una bella partitina in TCT. Vi ricordo anche che su PC la gente è veramente veramente tryharder. Su PlayStation avevo una media vittoria partite giocate su TCT che era altissima, cioè ne vincevo 9 su 10 e non sto scherzando, li vincevo tutti. Qua, raga, faccio veramente, veramente tantissima fatica. Non so perché, non capisco se sono io che sono peggiorato, probabilmente così, o se semplicemente la gente su PC è veramente tanto troppo forse forte per me. Probabilmente per quello, non lo so. Io pian pianino sto cercando di abbassare il distacco che c'è tra me e i miei avversari, ma ci metto un po' di tempo. Ho trovato che questa mitraglietta qua sia veramente, veramente forte. Unica cosa, raga, la modalità operatoria di quest'arma qua secondo me è veramente troppo troppo forte. Infatti secondo me dovranno nerfarla, perché sennò è inutilizzabile, cioè è incounterabile. Niente raga, cerco un'altra partita. Facciamo prima. Devo solo trovare una mappa che non sia grande, perché sennò tipo non posso giocare su jungle con quest'arma qua, perché sennò raga prendiamo delle grandi grandi pizze. Oh, Firing Range è una bella mappa, però come vediamo già ci sono i prestigi 3 livello 50, quindi un prestigio 4. Pazzesco, raga. Trovo veramente tryharder. Quindi non aspettate che io riesca a vincere questa partita qua, perché non la vincerò sicuro, perché non ho l'arma adatta, perché ho sbloccato due accessori. Io questo video qua lo volevo fare semplicemente per sbloccare altri accessori insieme a voi. Infatti vi lascerò magari highlights di 2 o 3 tutti contro tutti. Però sto veramente veramente faticando. Tra l'altro ho sbloccato questo outfit del Seraph, anche se non volevo prendere il Seraph perché non mi piace l'annihilator. Su PC è difficilissimo da utilizzare perché non c'è mira assistita, quindi è veramente difficile. Però ho sbloccato questo outfit qua che è veramente veramente figo, quindi lo proviamo insieme. Non capisco come mai io faccia così tanta più fatica rispetto a PlayStation. O la gente è tanto tanto più forte, o io sono tanto tanto più scarso, che possono essere una combo di cose. Io semplicemente sono più scarso e la gente è più forte, quindi le cose non sono compatibili. Uccisione confermata. Oh, qua fate una bella place. Questo qua, raga, scioglie troppo sto John. Pazzesco. È già 8 kill, raga, è fortissimo. Ok, questo qua l'abbiamo ucciso. Cioè, guardate la gente di PC quanto è tanto più forte. Quel John lì sta devastando. È 11 kill, ma non è che solo in questo lobby qua c'è lui tryharder. Sono proprio tutti così. Cioè questo qua ha tirato il Mantis. Cioè guardate questo. Questo qua fa durare il TCT 2 minuti, fa durare. Ok. Cioè raga, guardate che ne so i gameplay di qualsiasi youtuber su PlayStation, su TCT, e guardate i gameplay. E guardate il gameplay su questa, su TCT PC, raga. È proprio un suicidio.
A parte sto John che è qualcosa di illegale. Io qualche volta faccio anche delle belle plays. Cioè io sono il terzo della lobby, c'ho 10 kill. John che è il primo ne ha 25. No. Anche quel freely è bello bello forte. Oh, questa mi è piaciuta. Cioè, regà, il primo è a 27. 27, un prestigio... Ovviamente un prestigio 4. Però... Cioè, io non so quante ore di gioco abbia, ma... penso e spero tanto, perché... Cioè, regà, guardate quanto è forte la gente su PC. Cioè, guardate! Questi sono qua. One shot mi ha distrutto. Nemico abbattuto. Era finito in mezzo al fight. Niente, raga. Io non so. Sono arrivato terzo, ma questa gente qua, raga, è troppo forte. No, tra l'altro John non era nemmeno il prestigio 4. Era un prestigio 1. Tra l'altro la uccisione finale l'ho fatta io. Perché ho fatto questa tripla qua, mi pare. Però vi giuro, raga, quanto è forte la... Quanto è forte la gente di PC, raga, vi giuro. Proprio, fa proprio spavento, fa. Io vi invito a guardare il gameplay che avevo fatto qualche settimana fa. Tipo il terzo giorno che era uscito Black Ops 4. In cui giocavo in TCT su Black Ops 4, su PlayStation, raga, guardate gli avversari che c'erano lì e guardate gli avversari che ci sono qua. Questo qua tra l'altro è pure livello 50, quindi non è che ha giocato più di tanto, però pazzesco, raga, quanto era forte. Cioè, quanto è forte, perché ora ci spaccherà di nuovo il culo. Però non voglio quittare, perché giocare contro questa gente qua mi allena, mi fa diventare più forte, quindi io sono contento di diventare più forte. Non è un problema rovinarmi il rato, quelle robe lì. Io preferisco piuttosto sfidare solo questa gente qua, ma allenarmi per un giorno poterla battere, anziché quittare, magari andare in un'altra lobby, trovare le gente leggermente più scarsa, ma che non mi fa allenare, perché ricordatevi che per diventare forti dovete giocare contro i forti, non dovete giocare contro i deboli. Niente, proviamo a competere, magari quanto abbiamo fatto prima mi pare 15, proviamo a fare 16, così che funziona nella vita, raga. Proviamo a piazzare un profit, così magari riusciamo a fare qualche kill in più, stordendo le robe simili. Vediamo un po'. Anche se prima penso di averla giocata abbastanza bene. Non ho fatto enormi plays e nemmeno enormi errori. Però abbastanza bella come partita. Io devo cambiare zona della map, perché qua con la mia mitragliettina non posso fare niente, penso. Cioè io uno degli accessori che utilizzerei di più con quest'arma qua è il mirino laser. Fatemi sapere se qualcuno di voi lo utilizza, perché io l'ho sbloccata qualche livello fa. No! Che tarnoni stavo per fare, John! Cioè, guardate... Guardate questi qua quanto viaggiano. Sembra tutti che siano nella lobby per fare il record del mondo. Tutti belli arrabbiati. Questi hanno davvero il Gatorade e l'asciugamanino. Allora, siamo in ritmo per tenere le 15 kill di prima, però, raga, facciamo veramente una kill e una morte. Tu muori, perché? Sta partita qua anche John sta faticando. Ok, questa doppia qua mi è piaciuta. Oh, ce la stiamo giocando di più sta partita qua. Bersaglio rimosso. Qua l'abbiamo spaccato, John.
No, c'era l'altro avversario. Stordito lì. Ok, siamo a 14. Minchia, questo qua non andava giù, Dai, 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 possiamo fare meglio di prima. Comunque la gente, raga, su PC veramente, veramente tryhard. Perché non va giù? Ok. No. Ok, raga, siamo 20-25. Raga, abbiamo fatto tanto meglio di prima. Possiamo provare? No. Perché la 9-bang? Non adesso, non adesso. Non serviva la 9-bang adesso. Ok. Ma l'altro è già 29. Viaggiano veramente troppo. Vabbè, raga. Secondo. Di nuovo John, ovviamente, perché era un cavallone. Niente, raga. Questa qua l'ho veramente, veramente... Oh, di nuovo io. Vediamo un po' cosa ho fatto. Però, raga, pian pianino cerco di vincerne di più. Però la gente qua è veramente, veramente forte. Me ne sono reso conto i primi giorni che ho giocato su PC. Dopo che ero passato alla PlayStation 4. Però no, non è che mi dà fastidio. Pian pianino miglioro e lo raggiungo quel livello lì. Però ovvio che pian pianino ci vuole un bel po' di olio di gomiti. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. E niente, ci becchiamo direttamente al prossimo video.